buio, sì, ma è nel buio della ragione, nel sonno dell'informazione che sta andando in scena l'ultima puntata dello scandalo bancario di cui è protagonista il governo di Matteo Renzi. C'è una sorpresa nell'avviso pubblicato il giorno martedì 19 di gennaio dalla Banca d'Italia per vendere le quattro banche, le quattro nuove banche che nascano dal sacrificio di tutti gli obbligazionisti subordinati. La Banca d'Italia ha nominato un advisor di questa operazione. E facciamo luce su questo advisor, cioè la società che deve vendere quelle quattro banche. E Société Générale, un grande gruppo francese, è presieduto però da un italiano, è Lorenzo Binismaghi, certo noto internazionalmente perché era stato nel board della BCE, ma soprattutto noto a Firenze, dove viene ribattezzato come il banchiere del Giglio Magico, amico di Matteo Renzi da parecchi anni, è stato suo consigliere, è stato in piccolo anche finanziatore della Fondazione Open, sua moglie ha lo stesso rapporto di amicizia, è un economista, si chiama Veronica De Romanis, e consulente economica di Matteo Renzi a Palazzo Chigi. Quel guaio di Etruria è avvenuto nell'enclave del Giglio Magico con il papà di un esponente importante del Giglio Magico come Maria Elena Boschi, che ha confezionato il pasticciaccio per cui poi si è arrivati al decreto di risoluzione. E il finale di questa storia lo sceglierà ancora una volta un amico di Matteo Renzi. La Banca d'Italia ha deciso di scegliere Société Générale perché, dicono, siamo stati attenti al prezzo che l'advisor ci ha proposto, siamo stati attenti anche ai conflitti di interesse. Société Générale non aveva conflitti di interesse nelle vicende bancarie del centro Italia, ma il presidente di Société Générale li aveva due volte quei conflitti di interesse. Primo, per questo rapporto particolare, che forse era quello che non ci si aspettava alla fine di questa vicenda, con Matteo Renzi. Secondo conflitto di interesse, il nome di Lorenzo Binismaghi è circolato, anzi qualcosa di più, per la presidenza di Chianti Banca, una banca di credito cooperativo nata in Toscana, man mano cresciuta, è diventata la più grande di quella regione. Il direttore generale di quella banca, Andrea Bianchi, proprio il 6 gennaio scorso ha confermato che Lorenzo Binismaghi si sarebbe reso disponibile per la presidenza di quella banca di credito cooperativo, che nel frattempo si è allargata, ha assorbito per fusione quella di Pistoia, quella dell'area di Prato. E secondo le indiscrezioni circolate negli scorsi mesi, puntava proprio agli sportelli di Arezzo di Banca Etruria. Ora, questo conflitto di interesse quindi c'è ed è piuttosto grande. Possibile che non esistesse in tutto il mondo finanziario un altro advisor che non fosse guidato da un amico di lunga data di Matteo Renzi? Se brutto e ancora tutto da chiarire, pieno di gialli, è stata l'inizio di questa storia, non vorremmo dover dire la stessa cosa anche su un finale che appariva già da molti elementi scritto fin dal primo giorno. Grazie a tutti.